Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E presto, presto arriveranno anche altri video. In questo video parleremo delle bombe di calciomercato, notizie di calciomercato, in cui parlerò delle ultime notizie, di indiscrezioni, di ufficialità e darò anche il mio breve, pur e semplice, parere personale su queste notizie. E presto arriveranno altri video, come la mia situazione al Fantacalcio, che vedremo se dopo la prossima giornata di campionato di Serie A, insomma, ne voglio parlare, comunque me lo porterò e parlerò anche della Serie B perché vedo che comunque un pubblico fidelizzato che segue il canale è interessato anche al campionato di Serie B, campionato pazzo nel senso buono. Parlerò insomma di chi secondo me comunque può ambire la Serie A, playoff, playout, chi secondo me scenderà in C. Non è una prediction, ma un po' la situazione generale, ci sono squadre che onestamente mi hanno deluso, quindi comunque squadre che mi hanno sorpreso, quindi ne voglio parlare più in generale in un contenuto dedicato. Vi invito comunque a seguirmi ragazzi, lasciare mi piace perché è gratuito, iscrivervi perché è gratuito e attivare la campanellina così ogni volta che esce un mio nuovo video mi arriva una notifica, anche quello è gratuito. Come commentare ragazzi è gratuito, magari commentate su qualche notizia di calciomercato di qualche squadra in particolare o di qualche calciatore in generale e potrei accontentarvi nel prossimo contenuto appunto sulle bombe di calciomercato o comunque sul vostro parere su queste trattative. Anche commentare ragazzi è gratuito, come seguirmi su Instagram, mi chiamo PlaysofFootball12. Non voglio perdermi in ulteriori chiacchiere, partiamo dal Milan che ha fatto partire questo casting del difensore ormai da un po' e lo sta cercando ancora questo difensore perché, dati tanti infortuni, serve, dato anche che Kier è un po' in là con gli anni e fisicamente non garantisce più di 50 minuti più o meno ad alto livello. Si è parlato, il nome nuovo è quello di Adara Bioio, che scadenza a giugno, è un calciatore del Fulham, scadenza a giugno 2024, quindi scadenza prossima. Ed è un'idea perché la prima scelta è quella di Lingley dell'Aston Villa, solo se però l'Aston Villa apre in prestito. L'altra scelta è quella di Brassi dello Stade Brestois, se ne è parlato già tantissimo, ma lo Stade Brestois, se abbassa le pretese economiche, il Milan potrebbe essere interessato. Chi secondo me sarebbe meglio? Brassi, secondo me, rientra anche un po' nella filosofia societaria giovane di grande prospettiva. Restiamo in Serie A con il Napoli. E ne siamo in Serie A anche perché il Napoli è interessato a un calciatore di Serie A. Dopo aver acquistato Ahmed Junior Traoré, ex Serie A, ex Sassuolo, vuole un difensore e serve secondo me un difensore alla squadra di De Laurentiis, Neuwen Pérez dell'Udinese. L'Udinese vuole 20 milioni, Napoli ne offre 15. Tra i 16 e i 17 più bonus, dice Gianluca Di Marzio, si potrebbe chiudere questa trattativa e anche secondo me sarebbe buono perché un difensore serve assolutamente a Napoli. Angelino, ragazzi, terzino esterno in prestito all'Lipsia al Galatasaray, ha espresso la volontà di andare via. Il Torino si era fondato su di lui, però deve uscire prima Soppi. L'offerta era di prestito con diritto di riscatto intorno ai 4-5 milioni. Si è inserita la Roma, che ha sorpassato sia il Torino, sia il Marsiglia, sia altre squadre interessate, e sembra adesso vicino alla Roma. La Roma, ragazzi, nonostante non possa, diciamo, spendere con questa operazione di prestito, potrebbe fare un ottimo colpo perché sulle fasce ci sono sempre situazioni un po' particolari e Angelinho è un ottimo giocatore. Brian Rodriguez, ragazzi, del Club America, e Vargas dell'Augsburg sono due calciatori che rientrano negli obiettivi della Fiorentina che ha ceduto Brecalo in prestito alla Dinamo Zagabria a un prestito oneroso 200.000 euro e quindi diciamo al momento queste sono le squadre, i calciatori a cui interessa la Fiorentina e vedremo se chiuderà queste trattative. Sempre Serie A con anche Ye dello Sheriff, il Genoa è interessato, è chiusa la trattativa. Però il calciatore extracomunitario, il Genoa non ha slot liberi e quindi Galdames sembra l'indiziato a lasciare il posto da extracomunitario perché ci sono offerte dal Brasile.
Osimhen, questa non è una vera e propria notizia, cioè, in realtà lo è, ma non c'è nulla di concreto. Osimhen comunicherà a giugno le sue intenzioni sul proprio futuro, molto probabilmente non resterà al Napoli. Di Brega non ne abbiamo parlato, la notizia del giorno è quella di Djuric, continua l'esodo dall'Hellas Verona, Djuric andrà al Monza e credo che possa fare al caso del Monza, è una dimensione su cui può esprimersi su buoni livelli. Non ho parlato di Brega o di Dinamo Zagabria, credo che Brega ragazzi sia un buon calciatore, ma non ha trovato spazio alla Fiorentina. Brian Rodriguez e Vargas, bisogna vedere se vanno in porto alla Fiorentina, anche egli è dello Sheriff, lo Sheriff sforna comunque buoni talenti, e Galdames se lascia il Genoa. Se il Genoa insomma vuole liberarsene, ce ne sarà un motivo, non ha trovato tantissimo spazio, un buon calciatore ma forse un po' in là con gli anni e che comunque non ha trovato spazio. Il Verona però un colpo in entrata lo fa, è quello di Belle Jenny. Dal Nizza al Verona per 500.000 euro paragonato a Bennacer, insomma vedremo, però insomma il Verona qualcuno doveva comprare, sta vendendo tutti, probabilmente è dettato dalla situazione societaria, insomma se è paragonato a Bennacer può essere un buon colpo, poi per 500.000 euro ci sta. Dendonker Napoli è fatto ragazzi, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Quando sto registrando stava svolgendo le visite mediche fatte ragazzi Dendonker. Allora l'Aston Villa secondo me non si è espresso su altissimi livelli, se torna quello del Wolverhampton è un grande calciatore, un grande calciatore per il Napoli, fa il caso del Napoli perché poi quello comunque è un calciatore che gioca sulla mediana, può fare la mezzala, può fare il difensore centrale, secondo me all'occorrenza anche il terzino perché ha le qualità e quindi è un calciatore duttile che può fare al caso di Mazzarri. Pafundi ragazzi lascia l'Udinese, va a Losanna in Svizzera, prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. E ragazzi, calciatore che ha avuto secondo me poche possibilità di esprimersi in Serie A, per quanto con l'Under 20 ragazzi è stato protagonista. Però mi viene in mente anche De Sclanso, ragazzi, che è andato al Palermo in Serie B e non gioca. Si ha poca fiducia in questi ragazzi giovani italiani, magari anche in Serie B non avrebbe giocato. Però il campionato svizzero è un campionato comunque che spesso ha fatto esplodere calciatori italiani. Mi viene in mente Esposito, mi viene in mente Di Marco in passato. E mi viene in mente anche Calafiori, che poi è tornato in Italia e col Bologna sta facendo benissimo. È un campionato dove può esprimersi e può giocare soprattutto, che questa è una cosa fondamentale per un giovane, delle sue qualità, perché per me le qualità non si possono discutere di Pafundi. Kop Meiners, ragazzi, interessatissimi a tante squadre, poi c'è la Juve che in estate, o comunque a chiusura di mercato, per l'estate vuole offrire circa 40 milioni. Chiaro che stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti della Serie A, non posso dire che non farebbe al caso la Juve. Certamente farebbe comodo ad Allegri, ma io credo che l'Atalanta, ragazzi, non lo voglia cedere, soprattutto per 40 milioni. Sono un po' pochi. Sono un po' pochi, parliamoci chiaramente. Altri calciatori, Milan è molto attivo, sempre per la difesa con la Croix, però c'è stato il no del Wolfsburg. Ed è interessato anche a Federico Redondo, figlio d'arte di Fernando Redondo. Ricordate, ex calciatore da un'immensa qualità, l'Argentinos Juniors, proprietario del cartellino Federico Redondo, chiede 12 milioni. Il Milan al momento è interessato, ma non vuole spendere quella cifra. Quindi occhio, onestamente ragazzi, il Milan ci ha messo gli occhi sopra, vedremo insomma. La Croa ragazzi, c'è stato il no del Wolfsburg, quindi stiamo parlando del nulla. Vedremo poi se ci sono ripensamenti, ma non credo. Bergvall, ragazzi, classe 2006 di Djurgården, si è interessato l'Inter, in pollo però c'è il Barcellona, quindi occhio. L'Inter, ragazzi, difficilmente sbaglia questi colpi con i giovani, ma occhio al Barcellona che sicuramente è difficile quando hai una squadra così importante, difficile per il ragazzo magari rifiutare una dimensione come il Barcellona. E quindi ha trovato un'avversaria,
decisamente difficile da superare, però vedremo. Ken, non Ken il guerriero, Ken della Juventus, all'Atletico Madrid è fratta, è un prestito a quanto pare secco fino a fine stagione. Insomma, Ken non ha trovato tutto questo spazio, fermato comunque da Vlahovic, da Milik, che è diventato praticamente una terza scelta, qualche presenza, però non è tornato quel Ken dei primi tempi. Rafa Mir questa volta sembra fatto un prestito con diritto di riscatto al Torino. E ragazzi, è un calciatore che secondo me è molto sottovalutato, però può fare a caso del Torino. Il Sevilla, ragazzi, sta andando malissimo in Liga, è tipo penultimo, però ci sono i calciatori di qualità. In una dimensione come il Torino può essere quella giusta per la famiglia. Io ragazzi, ne ho molte altre di notizie. Però mi fermo qui perché aspetto i vostri like, le vostre visualizzazioni, i vostri commenti e nel prossimo episodio parliamo di altri pubblici di calciomercato. Ciao!